con aperture ottocentesche. Purtroppo rovinate da sempre, non si potranno più recuperare. Ancora una volta non sono stati problemi a rovinare quello che gli era stato dato. Comunque, per quanto riguarda poi la torre, l'ultima torre, che in realtà non c'è più ormai, è una costruzione risalente agli primi anni del Novecento, che suona veramente tantissimo con il resto del castello, un vero peccato. Comunque, ora che lo è tutto tutti, adesso vi devo dire.